Abba Foods nasce come un'azienda a conduzione familiare, quindi la famiglia Bartoli credeva nel bio già parecchi anni fa e ha portato avanti il bio fino a creare questa azienda di 75 dipendenti. Diciamo che pensiamo a circa 13 anni fa, quando magari il bio era meno conosciuto, quindi la tenacia e la forza di portare avanti questo progetto, poi ha reso Abba Foods leader nelle bevande di cereali. La sicurezza della filiera biologica a partire dal terreno per noi di Abba Foods è fondamentale. E da un paio d'anni abbiamo costituito una società agricola che si chiama La Goccia di nostra proprietà e abbiamo acquistato dei terreni in Molise. Abbiamo in questo modo, grazie a questi terreni, potuto coltivare dei cereali tipici di quella zona, abbiamo in qualche modo fatto sì che le materie prime vengano da noi prodotte per essere maggiormente controllate, per poi essere lavorate e per ottenere il prodotto finale con una bevanda vegetale. Diciamo che questo dispendio di energia anche economico ci ha permesso di dare e di comunicare poi al consumatore un prodotto ancora più sicuro, perché oltre ad essere controllato da noi, quindi avere una filiera praticamente corta, ci permette anche di avere un'ulteriore certificazione che vada a controllare i nostri terreni, che vada a verificare sostanzialmente che questa filiera sia corta e anche ci permette di avere uno standard qualitativo della materia prima, dato che siamo noi i produttori, più elevato. E quindi di avere anche un prodotto finale sicuramente di alta qualità. Tutto questo rientra in un progetto che è quello anche di riscoprire la ruralità del Molise, per esempio, perché molti terreni sono stati abbandonati. Questo perché? Perché per i giovani non c'è futuro, ma in realtà riprendere un terreno, renderlo biologico, coltivare dei cereali autoctoni tipici della zona è valorizzare il territorio, valorizzare le persone che vi abitano e quindi riscoprire il contatto con la natura. Tutto questo ci ha permesso di sostanzialmente di avere poi anche un riscontro da parte del consumatore che premia questa nostra scelta.